secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parola: il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sante. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero forse loro. Le sante invece, insieme alle loro lampade, presero anche loro il piccolo vaso. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: ecco lo sposo, andateci incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono la loro lampada. Le stolte dissero alle sante: dateci un po' del vostro olio, perché le vostre lampade si spengono. Le sante risposero: no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratele. Ora, mentre quelli andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo. Le vergini che erano pronte entrano con lui alle nozze. E la porta chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e cominciarono a dire: Signore, Signore, amici. Ma egli rispose: in verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Nella festa di Santa Teresa Benedetta della Croce, ecco, celebriamo una delle figure più belle e più caratteristiche di quel XX secolo, che ha visto protagonista questa donna straordinaria, di cui adesso vedremo un breve cenno biografico, che ha caratterizzato proprio il secolo XX, in quegli anni bui, oscuri, tenebrosi, della follia nazista, che culminò poi con la morte di milioni di persone nei campi di concentramento in Germania, in Polonia. Santa Edith Stein, prima di divenire santa, lei che era di origine ebrea come religione, ma lei non era una praticante, anzi era un'atea convinta, ecco, attraverso anche la filosofia invece giunge alla conoscenza della fede, e lei ha la grazia di divenire cristiana, di ricevere il santo battesimo, e non solo, grande filosofa, diventa anche docente universitaria, una donna straordinaria, di intelligenza acuta, brillante. Questa donna che poi sceglie la via del Carmelo, cioè la consacrazione nell'eremo, quindi come monaca di clausura carmelitana, ma anche come monaca di clausura carmelitana, tra l'altro lei fugge per obbedienza in un convento in Olanda, viene presa, potremmo dire quasi rapita, sequestrata nel suo convento, nel monastero di clausura, in quella che viene chiamata la notte di cristallo, e viene presa, portata in un campo di concentramento, di là non si sa più nulla, verrà introdotta nelle camere a gas, il suo corpo verrà distrutto nei forni crematori insieme a quello di milioni di persone, ma diviene in
questo periodo buio della storia dell'umanità, però un segno di grande luce. Ci viene proposto il brano del Vangelo delle Vergini che con le lampade attendono lo sposo. E vedete Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedetta della Croce, come lei ha voluto scegliere questo nome, ha sperimentato veramente la follia della croce, il martirio. E nei momenti bui di agonia, di sofferenza, lei sicuramente è una di quelle vergini sagge che con l'olio della grazia ha saputo veramente riempire il vasetto di scorta, e in quei momenti in cui sicuramente la sua lampada sarà rimasta accesa per entrare con lo sposo nella gloria. E San Giovanni Paolo II nel 1998 la proclamerà santa e nel 1999 le darà anche il titolo di padrona di Europa, l'Europa che ha saputo vivere momenti veramente tristi, bui, anche momenti di grazia, e che deve recuperare l'unità, non intorno ad una moneta unica, ma l'unità intorno al valore più importante, che non è il Dio denaro, ma è il Dio dell'amore. Ecco perché tanti santi diventano veramente il segno della nostra Europa, patroni della nostra comunità cristiana, della nostra identità cristiana in questo continente che ha risposto sì al Vangelo, all'annuncio di Cristo Signore. E tanti modelli, patroni di Europa, pensate a San Benedetto, prega e lavora. E quello penso che sia uno degli impegni che noi possiamo veramente, attraverso la preghiera e la santificazione quotidiana del lavoro, nel nostro impegno, farci santi e aiutare anche gli altri ad essere santi e a santificarsi con un impegno quotidiano. Pensate a San Francesco d'Assisi, il distacco dalle ricchezze terrene per scegliere la povertà come via privilegiata per la vera felicità nella condivisione. Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. La vera felicità è proprio questa. Ma ancora, pensate ai santi come i santi Cirillo e Metodio, la cui festa è il 14 di febbraio, santi patroni di Europa che hanno evangelizzato. Pensate che nelle zone slave, ma anche nelle zone dell'est europeo, esiste un alfabeto chiamato cirillico, proprio perché San Cirillo, insieme a Metodio, che era un vescovo e un monaco, che hanno evangelizzato intere popolazioni, hanno portato la cultura non solo come strumento di emancipazione umana, ma anche come via per annunciare il Vangelo, per incontrarsi con Cristo che cambia le nostre vite. Ancora, pensate a Santa Brigida di Svezia, pensate a altri santi che veramente ci pongono e ci propongono la santità quotidiana. Che bello anche vedere che nei momenti bui Dio non manca di accendere la luce della speranza in tanti cuori che scelgono Cristo Signore, tante anime che abbracciano la croce, come Santa Teresa Benedetta della Croce, che ha voluto veramente accogliere Cristo, annunciare, proclamare che Lui è lo sposo, che Lui è la vera felicità. E anche nei momenti di sofferenza, di dolore, nei momenti in cui l'umanità attraversava pagine buie, tanti esempi di santità. Tra qualche giorno celebreremo anche la memoria di San Massimiliano Kolbe, anche lui
un santo francescano che sceglie di sacrificare la sua vita al posto di un altro innocente che piuttosto che entrare nel bunker della morte, ecco, sceglie lui di prendere il suo posto, martirio, sacrificio, offerta, donazione. Sono valori che ancora oggi ci vengono presentati come via di santificazione per noi e per gli altri. Ecco, che il Signore ci dia questa grazia di non rimanere dinanzi alle mani fermi, inermi, ma di essere di quelli che sanno far affiorare la potenza dell'amore di Dio e della sua luce e della sua grazia nel nostro quotidiano, per permettere a Gesù, luce del mondo, di brillare in noi, perché possiamo realizzare quella parola: voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra. Sia lodato Gesù Cristo.